dal romanzo Il mio angelo, dallo scrittore Gianni D'Andrea. Il primo mese passò senza nessun avvenimento di rilievo, ma un giorno della prima settimana del secondo mese accadde che un'ora prima di pranzare avevo smesso di pulire in officina come facevo tutti i giorni per preparare in cucina. Ero così assorta tra i fornelli che non mi accorsi di una presenza maschile dietro di me. Unile sul braccio come se fosse un cerchio e chiudendolo intorno alle mie con forza mi baciò sul collo. Quella stretta non l'avevo mai dimenticata e quando stava per mettere le mani e mettere le gambe gli schiacciai il piede e con uno strattone mi svincolai. Era lui, Utelio, quello stronzo del mio ex direttore dell'orfanatrofio. Afferrai il coltello che avevo sulla tavola in cucina e puntandoglielo contro gli dissi: «Se vai un altro passo verso di me, ti ammazzo». Utelio mi rispose subito: «Stai calma, non è né l'ora né il momento per ciò che ho intenzione di fare. Anzi, vestita da maschiaccio, mi intrighi ancora di più. Ci rivedremo presto». Dopo aver detto queste parole, se ne andò. In cucina, un poco prima che entrassero i ragazzi per il pranzo, il mio datore di lavoro che li aveva precedute mi disse: «Hai trattato bene il signor Utelio. Sai, lui è il mio cliente da tantissimi anni ed è stato lui che ti ha raccomandato. Ho dato ottime referenze sul tuo comportamento esemplare, come dovrebbero essere tutte le donne». Io gli risposi: «Sì, sì, l'ho trattato come meritava lui». «Bene, mi fa piacere», disse. «Ora ti anticipo che il prossimo mese verrà con una macchina super veloce, perché deve partecipare ad una gara pericolosa a causa di un circuito molto veloce. Quindi, dopo che i ragazzi gli avranno sistemato la macchina, voglio che gliela lucidi a specchio. Fammi fare una bella figura, mi raccomando, perché è un ottimo cliente». Fuori, un ragazzo che lavorava in officina, Gianni, un bravissimo meccanico, aveva visto dalla finestra della cucina quello che era successo dentro. E a sera, prima che andasse via, mi lasciò un bigliettino su cui c'era scritto: «Se ti va di frequentare una palestra per una difesa personale, sarò lieto di averti fra gli miei allievi. Insegno karate, un giorno ne può avere bisogno, visto quello che ti è successo stamattina». Grazie.